Questa statuina femminile che vedete alle mie spalle si data alla metà del quinto millennio avanti Cristo. È stata ritrovata all'interno di una sepoltura femminile, ossia di una donna dell'età di 40-50 anni che oltre alla figurina aveva due vasetti fra il suo corredo. L'elemento straordinario è naturalmente la statuina, caratterizzata a differenza di quelle di questa stessa epoca, che sono di solito di forme opulente, da una straordinaria magrezza, da tratti molto accentuati nel volto, soprattutto da un naso a becco, ed è stata realizzata assemblando le sue diverse parti. Il tronco è stato fatto in un certo modo, probabilmente a stampo. Gli arti sono stati fatti assemblando dei piccoli cilindretti di argilla. È stata realizzata anche molto rapidamente e non rispettando i tempi che di solito si devono rispettare prima della cottura di un manufatto in argilla, e questo la rende particolarmente fragile. D'altra parte era destinata ad una sepoltura e quindi non a conservarsi all'aperto. Le caratteristiche fisiche, la presenza di alcune tracce di colore bianco e il naso a becco fanno sì che sia da interpretare come una divinità sì femminile, ma non una divinità legata alla natura, bensì alla rigenerazione, più all'oltretomba che a quello a cui sono di solito riferite le figurine femminili di epoca neolitica che, come dicevo, sono caratterizzate di solito da forme opulente. Che confronti abbiamo con questa figurina? Abbiamo pochissimi confronti perché di solito le figurine, come accennavo, sono ritrovate più facilmente in contesti abitativi e quindi accentuano alcune caratteristiche fisiche come seni o natiche. E quindi praticamente non abbiamo, direi, quasi confronti Qui per sembra che si questo. sia persa la simbologia più ovvia, che è quella della fertilità. Esattamente perché facciamo riferimento ad una divinità dell'oltretomba, una divinità ctonia per così dire, e dove quindi questi aspetti vengono Sì, gli un attributi vengono pochino meno. completamente. Sì. Certo, naturalmente la signora a cui questa è stata assegnata, a cui questa statuina è stata assegnata, doveva essere una signora, una donna con un importante ruolo sociale all'interno della comunità in cui aveva vissuto proprio per gli oggetti che le vengono associati. Come dicevo, oltre alla statuina, ha come corredo i due vasetti che vediamo di poco al di sotto, di cui uno con bocca quadrata, che è la foggia tipica della cultura di questo periodo e a cui appartiene anche la tomba di cui stiamo parlando. E un altro vasetto che noi denominiamo Oletta tipo San Martino e che è una forma tipica dell'Italia meridionale, utilizzata anche lì in contesti funerari. Non è un oggetto di importazione, la foggia è sì tipica di quell'area, ma la produzione, come si è potuto verificare facendo delle analisi specifiche, è una produzione locale. E quindi si ripropone anche in questo territorio una foggia tipica di un'area ben lontana, a dimostrazione che c'è uno scambio di, diciamo così, di pratiche rituali in relazione a certi aspetti.